Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata del TG Bro Stars. Arriviamo a 2000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se noi, lasciate hashtag TG Bro Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Passate al nostro disco pubblico che trovate qua sotto in descrizione e passate dal nostro Twitch che trovate sempre qua sotto in descrizione, dove siamo in live dalle ore 8:30 tutte le sere dal lunedì al venerdì. Tranne oggi che è un'eccezione ragazzi, perché ho un appuntamento di sera, quindi probabilmente la live o la faccio prima oppure la dovrò saltare. Vedrò, sicuramente vi lascerò un messaggio su YouTube o un video anteprima. Va bene, andiamo a vedere le puntate di oggi. Informa che ieri appunto era uscito il gadget della Penny. Quanti di voi hanno trovato il nuovo gadget della Penny? Scrivetemi qua sotto hashtag Penny. Frank intanto ci dice: ero così impegnato ad accumulare spazzatura su un camion tutto il giorno che quasi mi mancava questo. Ma sarà nel mio negozio per le monete? Vi informo che Frank l'ha trovato immediatamente nel suo shop a 1000 monete. Mamone mi condivide questa bellissima immagine di una cassa gigante di Brawl Stars fatta a mano. E indovinate chi l'ha fatta proprio Mamone, ragazzi. Guardate che bellezza, questa starebbe bene sopra a un ripiano dietro alla mia cameretta. Dev condivide questa immagine molto interessante e dice: ecco come sarebbe Spike se prendesse lo stesso colore del modello che ha dentro all'immaginina. Perché come sappiamo Spike ha un colore molto più chiaro all'interno dell'immagine di presentazione, quella piccola di selezione, in confronto al personaggio effettivamente giocante. In questo caso loro l'hanno schiarito per far vedere come sarebbe veramente Spike. Matteo mi condivide questo giveaway fatto da CapsiBS. Allora, che cosa fa? Io e Mussi stiamo regalando 10 dollari per due di PayPal per l'imminente skin di Jaki, ok? Tutto quello che dovete fare appunto è seguire lui e Mussi, ritwittare questo tweet, taggare due amici e il vincitore sarà annunciato tra una settimana, il 12/8, quindi avete tutto il tempo, ragazzi. Allora, qui mi fermo un attimino a parlare. Filio mi condivide questa immagine, però me l'avete condivise in tantissime, un sacco di parole, un sacco di idee, un sacco di finti spoiler. Perché dico finti spoiler? Perché sotto la live, quella lì della radio, che è una live ufficiale di Brawl Stars, ormai lo sappiamo perché l'hanno messa anche all'interno del Play Store come link. Allora, la cosa interessante che vi volevo dire è che tutto quello che mi avete condiviso questi giorni è fake, compreso questo, perché quell'account con la riga è un account fasullo fatto apposta per prendervi tutti in giro, che sta facendo finta di essere il canale principale e condividere notizie, date, informazioni. Quindi non ci cascate. Matticat mi condivide questa immagine e mi dice: non sarebbe bella questa skin in combo con quella di Maxine? Giustamente, essendo un gruppo per adesso di due, effettivamente dovrebbe avere la possibilità di avere la stessa skin che ha anche Maxine per andare in combo, perché sarebbe sensato. Jurrer mi manda questo bug molto interessante: nella sua schermata di vittoria il Mortis è andato a finire totalmente dietro alla Maxine, come se si fosse stretta la risoluzione. Andrex mi manda questa immagine e mi dice: Energetic copre la faccia di Frank. Effettivamente Energetic è molto grosso e molto ghiozzo, ha anche un'animazione molto ampia e effettivamente va a finire spesso davanti agli altri brawler. Infatti questa cosa dovrebbero leggermente spostare magari i nomi uno dall'altro dei brawler vincenti, tanto lo spazio all'interno della schermata c'è. TrueGamer007 continua i suoi capolavori e ci porta le pins del Bo Horus, ragazzi. Grazie a Lipro per avercelo condiviso. Questo ragazzo non si ferma mai e continua tutti i giorni a far uscire nuove pins. Si sta proprio divertendo. Anche Dido mi manda un bug di risoluzione e questo è molto fastidioso. Spesso succede ai wild screen, quindi a quegli smartphone che hanno comunque un monitor molto lungo, che delle volte durante il caricamento si può buggare lo sfondo e non si adatta alla schermata. Quindi che cosa succede? Si formano dei tagli come se fosse diviso. Questa cosa può succedere anche sui nuovi smartphone, quelli lì che si piegano, non so se l'avete visti, quello con lo schermo doppio. Se voi li aprite si può formare questo bug di divisione. Debotta mi manda un'immagine che ha fatto lui, ragazzi. Questo disegno l'ha fatto lui e ha creato una skin, una concept di una skin a mano, Tick Life Guard, quindi guardia da spiaggia. Effettivamente molto interessante, l'ha dettagliato molto bene, col cappellino appunto da guardia spiaggia, giustamente anche col simbolino e con la bandana con scritto appunto Life Guard con la L. E in più giustamente le mine non sono altro che i cosetti quelli che galleggiano, i galleggianti per attaccare le barche in acqua. Veramente carino, ci piace. Questo Snooki ha già rappresentato tantissime, ripeto, tantissime emoji di Brawl Stars in maniera veramente stupenda. Addirittura l'ha fatta delle skin, quelle dorate e argentate, potrebbero essere utili anche da utilizzare direttamente su Twitch. Ci piacerebbe, sicuramente mi frego qualche cosa.
Real Artist mi manda questa concept art stupenda del nostro stupendo Leon, però con la skin quella di Tick. Guardate che bello fatto Leon a granchio, con la faccia arrabbiata, giustamente il cappellino con lo stesso stile, giustamente i guantoni gli fanno appunto sulle mani la cosa a pinza anche a Leon, e la cintura con il granchione. Effettivamente ci sta a pennello. Marco mi condivide questa immagine presa appunto dal nuovo gioco Fall Guys e mi dice è una Brawl Stars reference, quindi una referenza a Brawl Stars. Effettivamente quella maschera da orso sulla testa ricorda molto Nita. Odu The Star mi condivide questa immagine importante e dice che Supercell ha condiviso questa cosa. Supercell, la squadra di gioco di Brawl Stars, cerca un artista VFX game. Gli effetti visivi sono la tua specialità e hai un'abbondanza di amore per i giochi? Vieni a saltare sulle montagne russe di ispirazione, impatto e divertimento. Ok, molto interessante, quindi Supercell sta cercando dei nuovi artist per gli effetti grafici, quindi chissà che cosa si inventeranno. E giustamente poi ha fatto pure la citazione alle montagne russe. DJ Lebitz e anche altri ragazzi mi hanno condiviso questa immagine e mi hanno detto come lui: ciao Mordu, con un'altra novità, Energetic è stato già pianificato. Effettivamente se vedete quella manina che sta alzata e sta in questa maniera, è uguale alla posizione che fa il nostro Energetic, quindi era già all'interno di quella tomba. Ma se era già all'interno di quella tomba e è anche di colore diverso, potrebbe essere che ci sarà una versione di Halloween per Energetic, una sorta di skin interessante? Questo è un bug che succede a Gabriele, mi ha detto che gli succedono due bug. Ogni volta che rientra nel gioco gli cambia automaticamente lingua e quindi mi chiede se si deve preoccupare. Io gli dico no, non ti devi preoccupare, è soltanto un bug dell'applicazione che non riesce a salvare bene in modo corretto la lingua, ogni tanto succede. Allora, poi la seconda invece mi dice che tutto il settaggio rimane in inglese anche se lui ha messo lingua in italiano. Effettivamente questo è un bug strano, perché vuol dire che gli manca proprio qualche pezzo a Brawl Stars. Hai provato a disinstallarlo e installarlo giustamente dopo aver salvato il tuo account Supercell ID? Questa è una concept molto interessante, un'idea che a me piace tantissimo, perché io odio, e ripeto odio, il fatto di quando mi invitate a giocare le partite su Brawl Stars, perché arriva al centro dello schermo in modo abbastanza invasivo. Invece una maniera un pochino più pulita, in questa maniera che magari appare un piccolo rettangolino a destra che dice vuoi entrare nel team sì o no, sarebbe molto più pulito e molto meno invasivo e darebbe molto meno stress, e non servirebbe neanche mettere per forza il mute, perché un rettangolino del genere non dà neanche fastidio al gioco. Andiamo a vedere un po' di vostre clip prese da Twitter, ragazzi. Red Zed mi manda questa clip, ok, sicuramente sarà un gollino. Bellissimo! No, aspettate, ragazzi, l'avete visto che ha combinato? Ha fatto, lo riguardiamo adesso insieme, un rimbalzo sul muro, si è ripassato la palla da solo, guardate, ha confuso la Jessie e ha fatto gol dall'altro lato. Andrex dice come li ho trollati, ragazzi, in pratica non ha fatto altro che far finta di laggare, vedete, e allora l'avversario si avvicina, invece poi lo elimina di modo cattivo. La Shelly fa la stessa cosa, si pensa, dice oddio c'ha poca vita, vediamo un po', sta fa finta di laggare, vedete, avanti e indietro, la Shelly si avvicina e invece boom, viene eliminata malamente Andrex birichino. Jurren mi manda questa clip e dice fregati all'ultimo, andiamola a vedere. Al 92-99%, mamma mia, oh, millesimo. Ok, gli avversari non riescono a entrare, Frank arriva, boom, colpo sul groppone. Ok, stanno mantenendo ancora questa situazione di stallo. Perfetto, Jurren è stato appena eliminato, c'è Cosmin da quella parte. Ok, riescono a tenerli fermi, a non farli andare di là, a parte che quel leone bastava che si muoveva a sinistra e avevano vinto. Invece sta mantenendo posizione per non farli entrare. Arriva Jurren di cattiveria. Ok, va sopra e comincia il combattimento contro il povero Leon. E gli altri non si sono riusciti ad avvicinare mai. Guardate, mamma mia, all'ultimo secondo Leon stava andando di là. Francesco mi chiede se posso mettere questa clip nel TG Brawl Stars. Andiamo a vedere, non so se è Toro Boss o Maxi Jordan. Comunque guardate, Toro. Allora intanto viene colpito e eliminato male, rimane Maxi. Vediamo un po' cosa combina. Là sopra c'è una Shelly 19 power up enorme e anche quel Frank che c'ha pochissima vita. Bam, bombardamento, Frank va giù. La Shelly prende tutti i power up, non tutti, una parte di quelli lì di Frank. Diventa una 24, viene eliminata lo stesso da bombardamento del Brock. Wow, combattimento 1 contro 2. Ok, muore Max perché c'era una tara nascosta nel cespuglio. Toro ritorna in vita. Riuscirà a sopravvivere? Mamma mia, viene assorbito. Ah, danni addosso. Fuggi Toro, fuggi. Rimane con pochissima vita, 1100, basterebbero un paio di colpi. Là sopra c'è un altro team nascosto che ci è mancato che moriva. Perfetto, rinasce Maxi. Fanno tutta la squadra avversaria bene così, una bellissima battaglia oserei dire. E adesso c'è un 1 contro 2, Maxi Jordan contro Zorro e l'altro tizio. Ok, quella Tara sta morendo male.
Mamma mia, giampino tattico per scappare. Ti prende il robottone, quindi power up. Rinasce il suo compagno e gli li dà tutti a Toro. Toro parte cattiveria. Giustamente la bolla è andata dalla parte opposta. Quel tick sta per fare una finaccia. Guardatelo, ci sta provando ma non può resistere in questa situazione, poverino. Toro lo elimina, invece torna la Tara così all'ultimo secondo. Che sfortuna, rimangono pochissima vita. Vengono attaccati, giampino tattico di Maxi e sbam, uccisione. E adesso andiamo a vedere un paio di clip che mi avete mandato per email, ragazzi. Andiamo a vedere The Real Artist, vediamo un po' come lo fa il gol, vai. Allora, uno lo fai a dritto, con 400 di vita proprio camminando, arrivi in mezzo a tutti mentre vieni colpito a dritto. Il secondo come ce lo fai? Vediamo un po'. Stessa magia? Ok, lanci via l'avversario. Ok, vai contro quel povero bull. Ti tuffi dall'altro lato, vediamo un po' se riesci a fare qualche azione interessante. Ok, parte la Jessie, rimbalzino finto. Boom, prendi la palla tu. Mamma mia, autogol in pratica di rimbalzo. E andiamo a vedere la clip di Fabio 7. Cosa ci combina? Allora, è rimasto da solo, quindi devi difendere contro tutta la squadra avversaria con i supplementari, quindi le mura se ne sono andate e ti danno anche del gran vantaggio se sai utilizzare la Bea. Perfetto, questa situazione è ottima, sono tornati i tuoi compagni, stai andando avanti. C'è il Beryl che sta tornando, ti potrebbe uccidere. Bam! Lancia all'ultimo secondo sotto le gambe della Maxine e gol. E siamo arrivati alla fine di questa puntata del TG Bro Stars. Ragazzi, mi scuso se stanno venendo un po' più corte, ma ci sono meno notizie perché comunque ricordiamo è agosto e molti stanno in vacanza, anche i community manager stessi, quindi ci sono meno notizie e novità su Bro Stars. Arriviamo a 2000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag TG Bro Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Passate dal nostro Discord pubblico che trovate qua sotto in descrizione. Passate dalla nostra pagina di Twitch dove saremo in live tutte le sere dalle 8:30 da lunedì e venerdì, tranne oggi che è un'eccezione perché ho un appuntamento serale che non posso rimandare, ragazzi, quindi cercherò di farla o nel primo pomeriggio oppure di rimandarla direttamente. Ci vediamo nel prossimo video.